Ed è nata circa 12 anni fa. Non era Ed prima, era Bergasan, si chiamava la società iniziale. Dopo un po' di anni è stata trasformata e ha assunto la denominazione di Ed, Herbal Antioxidant Derivatives. Cioè, praticamente derivati da matrici vegetali, antiossidanti che derivano da matrici vegetali. È nata questa esperienza casualmente, grazie a una intuizione del professore Mollage, che studiando i derivati della la parte non volatile dell'olio essenziale di bergamotto ha notato che in sostanza questa parte, questa componente riusciva, per dirla in termini semplici, a ripulire le arterie dalle incrostazioni che si formavano internamente. Da questa intuizione si è detto: vediamo un attimo se si riesce a fare un qualcosa di concreto, cioè partendo da questo discorso, facendo un'analisi di tutto ciò che era la produzione del bergamotto all'epoca, di come veniva utilizzato, cioè a quei tempi, tolto l'olio essenziale, il resto veniva buttato, insomma non veniva utilizzato. Succo e pastazzo, che erano i due sottoprodotti, voglio dire, di risulta dalla lavorazione dell'olio essenziale, venivano smaltiti o utilizzati in campo zootecnico. Fatte le analisi sia del succo sia del pastazzo, cioè dei componenti, le analitiche di tutto ciò che potevano contenere di principi attivi queste due materie, abbiamo avviato una ricerca per vedere se era possibile fare l'estrazione della componente polifenolica, che era la componente, voglio dire, più importante, più ricca, la componente funzionale che destava maggiore interesse. Infatti, da una comparazione con tutti gli altri agrumi esistenti in natura, si è visto che il bergamotto aveva una gamma di polifenoli di gran lunga superiore a tutti gli altri, quindi una concentrazione molto abbondante. Si è incominciato a lavorare sulla possibilità di fare un estratto, cioè di portare tutto ciò che contiene un bergamotto di principi attivi, con esclusione dell'olio essenziale, da poter essere contenuto in una compressa o in una capsula, in maniera tale che fosse praticamente una sostanza, un prodotto di largo consumo e che potesse essere trasportato in tutte le parti del mondo. Abbiamo fatto un prototipo per fare l'estrazione della componente polifenolica. Da quel momento in poi, dal prototipo, siamo passati praticamente all'impiantino pilota, dall'impianto pilota all'impianto industriale. L'impianto industriale che per molto tempo, per diversi anni, è stato virtuale più che reale, nel senso che utilizzavamo parti di varie aziende che lavorano agrumi per ottenere vari stadi di lavorazione, assemblate le quali alla fine tu arrivavi ad avere un prodotto finito. Dopo questa esperienza durata un po' di anni, è inutile aggiungere che tutto ciò è stato, voglio dire, brevettato sia come processo sia come prodotto, con sperimentazione clinica, eccetera. Il brevetto è stato riconosciuto a livello internazionale, quindi abbiamo la registrazione non solo in Europa, ma negli Stati Uniti, come in Australia, come in Canada, insomma in tutte le parti del mondo quasi. Dopodiché abbiamo fatto un passaggio ulteriore, che è stato quello di prendere tutte le componenti industriali che avevamo a destra e a sinistra e le abbiamo messe insieme in questo impianto industriale che oggi è la sede principale di Ed, sia sede amministrativa, sede legale, sede di sito di produzione. Qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che la massa che prima veniva smaltita occasionalmente, voglio dire, no? Succo e pastazzo, che era globalmente una componente di inquinamento, se vogliamo, perché il succo, per farla breve, andava a finire nelle fiumare, il pastazzo veniva trasportato occasionalmente presso aziende zootecniche, dove veniva utilizzato nell'arco poi dell'anno. Quindi c'è un aspetto fondamentale che riguarda il fatto che questa azienda ha bonificato, se vogliamo, l'ambiente. In parole povere, era un disinquinamento ambientale che ti portava a utilizzare delle cose che prima erano mandate al macero. E poi, di conseguenza, valorizzando la componente polifenolica, si è valorizzato il frutto. Da quando abbiamo iniziato noi, ormai siamo su circa brevetti registrati in 30 paesi del mondo,
A quell'epoca il bergamotto veniva venduto, acquistato voglio dire, dai trasformatori per la produzione di oli essenziali a 40 euro al quintale, oggi siamo intorno a 100. Quindi voglio dire, l'azione di divulgazione delle proprietà nutraceutiche del bergamotto ha portato a costituire per la provincia di Reggio Calabria senz'altro una componente economica rilevante. L'appetito viene mangiando, dopo il bergamotto abbiamo incominciato a studiare altre matrici. Cioè, una volta che il nostro parco clienti ha assunto un carattere internazionale, abbiamo incominciato a ragionare su altre cose, ma sempre su prodotti endogeni della nostra area. Valutando bene le matrici spontanee, cioè le componenti vegetali spontanee endogene dell'area, siamo passati a studiare anche il cosiddetto carciofo selvatico. E abbiamo fatto un estratto, voglio dire, anche questo con caratteristiche molto particolari, ricco di principi attivi che riguardano la protezione del fegato, e abbiamo avviato anche la produzione di quest'altro estratto. Dopo di questo la combinazione tra i due, bergamotto e carciofo, e insomma oggi facciamo complessivamente circa 6 estratti vegetali, sempre di matrici, voglio dire, dell'Aspromonte orientale, dell'area dell'Aspromonte orientale e della fascia costiera che va da Reggio Calabria a Monastaragi in sostanza. Qual è il risvolto di questa attività? Il risvolto di questa attività è che intanto tu valorizzi risorse e aree che erano delle aree marginali, dedicate soltanto alla pastorizia e basta, cioè non si coltiva più il grano, non si coltiva nulla nelle colline, voglio dire, della fascia preaspromontana. In pianura c'è la coltivazione del bergamotto, ma noi abbiamo un giacimento di piante spontanee officinali che è qualcosa di impressionante. Noi abbiamo cominciato a lavorare su 3, 4, 5, ma vi posso garantire che ci sono decine, c'è una ricchezza che non si vede, ma che annualmente si consuma e si riproduce senza che venga utilizzata. Parlo di piante di vario tipo, voglio dire, che possono essere sempre utilizzate per tirar via delle matrici molto importanti sotto l'aspetto del metabolico e sotto l'aspetto, voglio dire, della protezione cardiovascolare, sotto l'aspetto della protezione del fegato. Insomma, ci sono molte cose da scoprire. La nostra è un'azienda innovativa, è inserita in una piattaforma dove collaborano e dialogano diverse università e diverse industrie, anche del nord, voglio dire. Diverse università, intendo Università di Roma, Università di Milano, Università di Catanzaro, diverse industrie nel campo proprio dei nutraceutici. Abbiamo rapporti di collaborazione a livello nazionale e internazionale e abbiamo disegnato uno scenario che ci consente di immaginare uno sviluppo molto interessante in questo settore. Quale può essere una criticità di queste attività? Queste attività possono, sfondare, se non sfondare, comunque trovare una loro collocazione di validità nei mercati, se sono sorrette da tutta la parte agricola. Se manca, voglio dire, la parte agricola non è strutturata bene e non dà livelli di produzione di massa importanti, è chiaro che c'è un impoverimento dell'offerta e quindi anche se c'è una domanda tu non sei in condizione di dare una risposta adeguata a livello commerciale. La nostra è un'azienda innovativa, ripeto, mediamente deposita da 1 a 2 brevetti l'anno che riguardano la materia, che riguardano sia innovazione di processo sia innovazione di prodotto. I prodotti sono garantiti nel senso che sono tutti accompagnati da analisi di natura analitica e da sperimentazioni cliniche che sono continue, in parole povere. Sono dei costi importanti, ma sono le uniche cose che ti consentono poi di presentarti sui mercati internazionali. Noi siamo stati al Vitafood a Ginevra lo scorso anno e voglio dire, i prodotti che abbiamo messo in evidenza erano di tutto rispetto e rappresentavano veramente delle novità di questa fiera internazionale. I nostri programmi sono di andare avanti in questo senso, di procedere, studiare nuove matrici, sviluppare nuovi prodotti e lanciarli sul mercato internazionale. Abbiamo prodotti che intervengono sulla menopausa, abbiamo prodotti che intervengono, ripeto, sulla protezione del fegato, abbiamo
prodotti matrici che intervengono sull'aspetto metabolico e sulla caduta dei capelli. Tra le altre cose facciamo anche un estratto di melannurca che ci forniscono praticamente dai luoghi di produzione della melannurca, delle produzioni protette, che riguardano capelli e glicemia, eccetera, eccetera. La cosa più importante sono questo mix di carciofo e di bergamotto che vanno sulla protezione cardiovascolare, sui tessuti, sul tessuto arterioso, venoso, sul tessuto muscolare, eccetera. E più si va avanti, più cose si scoprono. Sembra che uno ha raggiunto una conclusione, ma alla conclusione non si arriva mai, perché mano a mano che la sperimentazione cammina ti accorgi che ci sono degli aspetti che erano stati sottovalutati, che piano piano insomma prendono nuovo respiro e danno delle prospettive interessanti. Noi esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo anglosassone, compresa India, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada, l'Europa tutta, Spagna, eccetera. Sono prodotti singolari, cioè questa è un'area molto particolare. C'è un problema di periodo climatico particolare che fa sì che alcune matrici vegetali sviluppino in maniera potente i principi attivi che hanno dentro. È probabile, come si dice, che quei principi attivi la pianta li fa per sé, cioè nel senso per difendersi dagli agenti esterni, eccetera, eccetera. Se noi andiamo a fare una comparazione tra il carciofo coltivato e del nostro spinoso naturale, la differenza di concentrazione di principi attivi è da 1 a 20, 1 a 50. Cioè sono cose importanti, così come la ricchezza della componente polifenolica del bergamotto rispetto agli altri agrumi è qualcosa di impressionante. Cioè qui parliamo, tanto per fare per dare una mezza idea, di 70-80 polifenoli di natura diversa che convivono nella stessa matrice. È come se tu prendessi un antibiotico a largo spettro, voglio dire, che incide su tante cose. Una delle prime esperienze, quando abbiamo fatto il primo prodotto, noi si è interessata allo sviluppo commerciale l'Angelini con Polifarma. E voglio dire, uno seguendo un attimino quelle che erano le informazioni sul campo, un dottore di Bergamo, mi sembra che fosse, quando è andato la seconda volta all'informatore medico, dice: guarda, a me non interessa quello che dici tu di questo e di quest'altro, so che avevo la cotta e non ce l'ho più. Cioè, sono cose, no? Ma poi abbiamo risposte, testimonial da tutte le parti del mondo, dove tu trovi le cose più disparate. I principi attivi che contiene il bergamotto sono tali che danno una regolata a tutta la questione metabolica dell'organismo. Un nostro consulente di levatura veramente internazionale, cioè tra i pochi al mondo, immagino, no? Che conoscano le piante e le proprietà delle piante in maniera così esaustiva, viene spesso perché sviluppiamo insieme delle cose, eccetera. Un giorno dico: vabbè, oggi ce la prendiamo di riposo, e ti porta a vedere Bova Superiore. E quindi da Bova Superiore siamo arrivati ai campi di Bova, eccetera, no? Sarà stata una giornata fortunata. Sta di fatto che mentre salivamo con la macchina e poi a scendere, eccetera, ogni 2-3 km fermati un attimo che devo fotografare. Alla fine, quando siamo rientrati, dice: quante piante officinali ho visto in questa camminata? In vita mia non c'è territorio al mondo così ricco di piante officinali. Quindi voglio dire, tra l'altro c'è una fortuna che, essendo un'area sottosviluppata, almeno la parte ionica della provincia di Reggio, c'è la fortuna di avere matrici vegetali che non sono toccate da pesticidi. Io vi sfido ad andare in giro e a prendere A o B o C o D, a portarle a fare un'analisi sui pesticidi presenti e vedete che ci sono delle sorprese molto, molto. Tra l'altro i pesticidi poi vanno nel terreno, dal terreno si trasferiscono alla pianta, vanno in circolo, eccetera, eccetera. Noi abbiamo la fortuna di avere questo potenziale, che io reputo veramente unico. Noi ci stiamo mettendo le mani anche, voglio dire, io ho fatto la mia vita da architetto, quando poi sono andato in pensione è uscito fuori sto prurito di sta roba qua, insomma, no? Di interessarsi di nutraceutici. Però vi posso dire che quello che si scopre è qualcosa che è veramente di inimmaginabile. Se noi facciamo un giro qui camminando, vedete decine di piante officinali, ma decine, non uno, due o tre o quattro. Questo è il carciofo selvatico, lo spinoso
quello che fanno praticamente i carciofini piccolini sott'olio. Ne abbiamo messo qui un po' di piante perché ogni tanto prendiamo una foglia, facciamo l'estratto e vediamo nell'arco del tempo, nell'arco dell'anno, quali sono i componenti che sono più ricchi e meno ricchi, eccetera. Noi utilizziamo solo la foglia, non utilizziamo i frutti, i capolini per fare i nostri estratti. Ma vi posso garantire che sono concentrati di attivi, di principi salutistici, insomma.